Ciao, io sono Giulia Masonna e ho fatto liceo linguistico Pietro Scalcerle e mi sono diplomato ormai 5 anni fa e poi mi sono iscritta all'università a scienze della formazione primaria e a luglio di quest'anno mi sono laureata e adesso faccio la maestra, insegno inglese in una scuola dell'infanzia. Nel programma Erasmus ho avuto un rapporto molto, molto lungo, molto bello. Ho iniziato nel 2014 tra la quarta e la quinta superiore e ho partecipato appunto al progetto per la prima volta. Sono andata in Finlandia con altre quattro ragazze del mio liceo e siamo state lì 3 settimane. Abbiamo lavorato in due scuole dell'infanzia inglesi. Di quelle 3 settimane, in quelle 3 settimane c'è stato un professore che ci ha accompagnato per la prima settimana, ci ha un po' aiutato ad ambientarci e nelle restanti due siamo rimaste da sole in un appartamento in totale autogestione, quindi abbiamo gestito in autonomia il lavoro, le spese, le gite e quant'altro. Le mie preoccupazioni prima di partire per questa esperienza sono state sicuramente due: uno a livello linguistico. Avevo molta paura di non comprendere le persone con cui mi relazionavo, non essendo madrelingua comunque né io né le persone con cui mi affacciavo. Invece ho scoperto che i finlandesi hanno un inglese molto buono e comunque sono delle persone molto gentili, molto disponibili, quindi mi hanno messo a mio agio, nonostante i miei errori mi comprendevano. E l'altra paura che avevo era a livello relazionale, perché comunque l'Erasmus è relazioni. Sia con le ragazze sia con le persone con cui ho lavorato avevo paura magari di non trovarmi bene, di avere delle difficoltà. Queste difficoltà ci sono state, perché in qualsiasi esperienza ci sono sia momenti belli che momenti difficili, però diciamo che in Erasmus si crea un certo clima, una certa magia, non so come dire, per cui anche queste difficoltà che ci sono state sotto diversi aspetti le abbiamo superate sempre insieme in modo molto sereno. Questa esperienza mi ha cambiato in modo importante, perché era in un momento, è capitato in un momento della mia vita in cui non sapevo cosa fare, finito il liceo, e finite quelle 3 settimane ho veramente capito che il mio posto nel mondo era la scuola, era restare a scuola e in particolare con i bambini più piccoli. E quindi non so se facendo un'esperienza di lavoro in Italia sarei riuscita a capire la stessa cosa. Perché diciamo che in quelle settimane appunto si è creato un clima un po' particolare, molto bello, molto sereno, che mi ha permesso proprio di riflettere su me stessa, sui miei punti di forza, le mie debolezze, e capire che appunto da grande avrei dovuto fare la maestra.